Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video qua sul mio canale. Allora, questo video è stato girato per mostrarvi in realtà quello che sono riuscito ad ordinare a 28 euro, che è un case dalle dimensioni modeste in realtà, però che mi consentirà di portare la test bench all'interno di questo case e non lasciarla in quel case che vedete qua per terra, aperto e distrutto. Allora, facciamo un piccolo unboxing di questo case e dopo vedremo l'assemblaggio all'interno, così vi faccio vedere un po' le caratteristiche principali e salienti. Quadratura non è delle migliori perché mi manca come sempre un po' di spazio, ma adesso meglio di così non sono riuscito a fare. È arrivato il tonso, sono arrivato perfettamente bene. È un case bello in realtà, è il NOX Infinity Omega. Per quello che mi serve, che devo fare, va benissimo. Non vedo particolarità, è RGB tra l'altro. Questo fa un po' schifo, questa parte qua, ma questi case economici purtroppo si sa, sono fatti un po' così, che è un po' anche irregolare come chiusura, vedete un po'. Ah, è stato rifinito, ma ha qualcosina che va migliorabile, diciamo. Allora, apriamo il vetro, plastica, comunque. Vetro di plastica, in realtà plastica leggermente oscurata, che si può togliere ovviamente, protetta da dei celofan che dopo toglieremo. Vedo già le viti e il corredo che è attaccato dietro qui. Si vede bene, vediamo. Adesso dovrebbe essere meglio se mettevo più alto, ma lo faccio vedere così. Dopo quando lo assembleremo ve lo farò vedere meglio. Allora, è leggerissimo in realtà, ha una ventola RGB dietro, di qualità anche abbastanza buona mi sembra. Ha una parte RGB frontale, quindi questa parte qua è RGB, c'è cioè una luce proprio. Mi sembra molto molto fatto, cioè per quello che è costato 28 euro e 39 centesimi mi sembra fatto molto molto bene. È un po' leggero chiaramente, perché giustamente questi case così non possono essere rifiniti con delle paratie molto pesanti. Lo apriamo, così sta bene qua, migliorabile, cioè, ok, 28 euro. Cioè, il corredo, tutti i suoi cavi, la centralina RGB, qua non so se si vede ancora qua, indietro si vede. È questa qui, che ti permette di attaccare altre 4 ventole e relativi RGB, quindi anche se sono ventole con gli RGB separati, invece che attaccarli tipo ad AvaSync, potete collegarli anche a questo affare qua, e avrete praticamente la sincronizzazione di tutte le ventole. E non è male, assolutamente, per quello che costa non è male. L'alimentatore inoltre sta dentro questa scatoletta, non è a vista, quindi ci sarà modo di mettere qualche cavetto inutile qua sotto in modo da avere un cable management un po' migliore. Inoltre la bombatura del lato del case vedo che potrebbe servire per aprire questi cavi qua in maniera abbastanza agevole, poi vedremo assemblandolo cosa verrà fuori. Spazi vedo che addirittura si possono aggiungere ben. Qua non riesco a capire bene, sembrano due ventole frontali, o tre ventole frontali di 120 mm, sopra niente, perché sopra praticamente non ha nulla, praticamente è vuoto, ce lo faccio vedere. Questo qua è il sopra, non c'è spazio per niente, però se lo vediamo per di qua, in questo modo, vediamo se si inquadra meglio,
eccolo qua, qua sono gli spazi per le tre ventole, non è assolutamente male, tiene schede madri ATX, micro ATX e mini TX, vedo scritta qua, vedo che sono già posizionate le loro sue viti, ne manca una che metteremo noi, per il resto mi sembra buono. I dischi vanno messi qua dietro, come sempre, sono i dischi da 3,5 ne tiene 2, se non sbaglio. No, 3 da 3,5 ne tiene e SSD lo possiamo mettere qua, così ovviamente mancano un po' di svite di cose, perché giustamente per il costo così, così basso è praticamente abbastanza probabile che manchi qualcosa. Abbiamo cuffie audio in, 2 USB 2, 1 USB 3, le luci LED del power e il tasto e il bottone per cambiare il colore al LED. Adesso non so neanche che ventole mi metterò dentro, perché mettergli la LED davanti qua non si vedrebbe nulla, forse le metterò LED blu oppure senza LED, in modo che si vedano solo i suoi LED. Io direi di cominciare un po' l'assemblaggio di questa test bench, la metteremo qua dentro, così possiamo vedere come verrà fuori e proteggiamo le componenti della pure, perché mi dà fastidio avere le componenti in vista così sparpagliate sul case vecchio. Bene, cominciamo. Thank you.
ragazzi, allora per questo video è tutto, ma vi faccio vedere cosa, quello che voi aspettavate in realtà. Cioè, togliere via questo. Questo bel, questa bella plastica. E ce ne sono ben due. E voilà. Bello come un quadro proprio. De plastica però, bello. Allora il computer l'avete visto nelle immagini precedenti, il LED ha un sacco di funzioni in realtà. Come case, devo essere sincero, carino ma molto piccolo, molto stretto, e il cable management non è il massimo, infatti il lavoro qua richiede un attimo di attenzione. Alimentatori modulari zero, non potete montarli neanche se spregati in aramaico, perché sotto gli hard disk sono attaccati con dei rivetti, quindi non potete neanche spostarli o toglierli. Per montarli poi dovrete togliere via la paratia frontale. Se volete qualche ripresa più bella del case o qualche ripresa migliore per vedere un po' il lavoro finito completamente, fatemelo sapere sui commenti, io ve lo faccio volentieri, non è un problema. Io ho aggiunto le due ventole, che saranno tre fra poco, del frontale. È un case che non è un PC, nel mio caso è un test bench, quindi potevo anche lasciarla com'era, ma ho preferito migliorarla un attimo. Quindi io ve lo consiglio caldamente se avete computer da vecchi magari da sistemare, questo case qua, anche l'USB 3 tra l'altro. O ve lo consiglio anche se avete computer molto economici da assemblare, magari volete un case che non sia relativamente costoso. Ve lo sconsiglio per una build costosa, ecco, se prendete 3.000 euro di pezzi non comprate questo case, non ha senso. Bella la possibilità di aggiungere altre ventole che non ho ancora visto e non ho trovato compatibili su Amazon, ma perché non ho cercato, probabilmente ci sono, basta un attimo guardare. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, e grazie per la visione, like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!